Soltanto un giudizio di cosa ne pensa di questa giornata di mobilitazione cittadina. Mi sembra una mobilitazione cittadina, mi sembra una mobilitazione di un paese. Mi sembra una giornata bella, di festa, perché mette al centro di questo paese alcune parole che sembra abbiano perso il diritto di cittadinanza, la parola verità, per esempio. Un paese che reclama verità dalla politica, che reclama verità dai gesti, dalle parole. Ed è un paese che ha deciso di raddrizzare la schiena, di non rassomigliare a Berlusconi, a questo governo, ai propri incubi. Chi non ci sta non lo ha capito questo paese, chi non ci sta ha deciso di vivere in un'altra dimensione, irreale e surreale. Il paese reale è questo, gente che dice a partire dalle nostre parole ricostruiamo un'idea di politica che oggi non c'è. Come si potrebbe ricostruire questa vicinanza tra il palazzo e la piazza, che sono sempre più distanti? Sono distanti, ma spesso dipende anche dalla piazza. Io vengo da una regione come la Sicilia in cui la piazza mandò nel palazzo 1.200.000 voti Salvatore Cuffaro, già imputato di favoreggiamento mafioso. Bisogna che anche la piazza si assuma le proprie responsabilità, che si assuma le responsabilità di distinguere, di discernere, di decidere, di scegliere, di giudicare i comportamenti, di giudicare le assenze. Una piazza responsabile rende più responsabile anche il palazzo. Ma anche se la piazza dovesse giudicare, poi non trova ascolto nel palazzo, quale può essere lo strumento al di là dello scendere in piazza a manifestare il dissenso? Quale può essere un modo perché si avvicinino questi due mondi che troppe volte sembrano distanti, ma sembrano non riuscire a comunicare? Il palazzo lo riempiono le donne e gli uomini che stanno in piazza, gli elettori, i cittadini, coloro che esercitano attraverso il voto la più alta funzione di democrazia, che esercitano da cittadini la loro funzione di vigilanza democratica, meno che in passato, è vero, con una legge elettorale che non ti permette di scegliere ma di nominare, ma credo che ci siano ancora forme di controllo e di vigilanza democratica. Ripeto, una politica deve rendersi autonoma dagli interessi e dai centri di potere, che deve tornare a rischiare, a usare, a stare in mezzo alla gente senza aspettare la guida rossa, il predellino, il microfono, il chiodo al quale appendere il tuo cappello. E questa è una piazza che deve sapere di esistere anche il giorno dopo una grande festa come questa. La ringrazio.